Ok ragazzi, ciao, benvenuti a un nuovo episodio. Sì, nuovo episodio che come... Diciamo che... Vediamo un po' come giostrare questo episodio perché... aspettate un attimo. Giostriamo in un certo modo perché prima di tutto c'è il mercato alle porte. Siccome io per il mercato ragazzi vorrei fare... Mettere un po' da parte le partite che ci sono, quindi facendo vedere soltanto le azioni da gol, sui gol quindi, e fare praticamente il mercato giorno per giorno. A questo punto però, siccome ci sono una marea di partite, almeno nella prima parte di gennaio, sarà difficile, sarà difficile. Vediamo, oggi penso comunque sia di fare quelle tre partite e arrivare al 7 gennaio. Vediamo comunque, vediamo un po'. Allora ragazzi, arrivano due notizie importanti, una quella di Cook e Murphy che mi rifiuta. Non sono state accettate. Vabbè, avanziamo noi. Mirko Antenucci ha accettato. E intanto noi abbiamo partita contro il Liverpool all'Anfield. Beh ragazzi, questa è la formazione che sfiderà Liverpool, scusate, all'Anfield sarà con Sayuba, Hoffman, Romagnoli, Taylor, Pizarro, Doncha, Cook, Mouet, Bayram, Adebayor e Adrian. Forse ragazzi sarà difficile qui, senza alcun ombra di dubbio. Siamo qui ragazzi. Siamo all'Anfield ragazzi, veramente, chissà se c'è il You Will Never Walk Alone, se si sente, perché mi piacerebbe sentirlo, comunque farvelo sentire nel video, anche se non penso che ci sia, sarebbe bellissimo sentirlo comunque. Sì, c'è ragazzi. Tutto pronto ragazzi, sono stato zitto perché volevo far sentire perché è qualcosa di spettacolare. Poi perché io ho abbassato un po' anche l'audio sonoro, un po' tutto, perché se no si sentiva qualcosa di spettacolare, fa venire i brividi comunque. Veramente bello, comunque siamo partiti ragazzi, buona partita a tutti. Iunani, attenzione, Doncha. Può liberare il destro, oh mio Dio! Un gol meraviglioso al nono minuto di Confretonza. Ma che gol ha fatto ragazzi? Di collo esterno. Gelato l'Anfield. Si è gelato l'Anfield. Guardate il gol di collo esterno. E il portiere non se l'aspettava qui. Non me l'aspettavo neanche io. Guardate di collo esterno. Si gela l'Anfield. Guardate, io ve lo faccio vedere perché questo qui è un gol meraviglioso. Guardate Mignolet. Crede troppo tardi la palla. Si tuffa, ma è in ritardo, netto ritardo. Vantaggio clamoroso del Leeds al nono minuto. Mouet passa in cabina di regia. Ma la partita sta per finire, veramente una partita strana se vogliamo da parte del Liverpool che ha giocato malissimo in casa così male. Che vergogna. Ragazzi, scusate, la clip si è interrotta, non me ne sono accorto, non ho più registrato, ho fatto un casino. Comunque la partita finiamo 1-0, è stata abbastanza noiosa come partita. Allora ragazzi, come prima cosa bisogna chiedere assolutamente un po' di finanziamenti al dottor Cellino egregio perché ci servono e io chiedo a questo punto 3 milioni. 3 milioni qualificati per l'Europa League, ci metto Coppa e ci metto comunque sia la fase di eliminazione diretta. Vediamo se mi accetta questa offerta a 3 milioni e andiamo a vedere ragazzi i giocatori, i portieri che ho scelto in questa lista dei preferiti. Allora, il primo è Gile, lo conosciamo tutti, dovrebbe avere un numero di 77 che sicuramente sarà scesa. Questo è il primo portiere, poi c'è André Moreira, offerta che per lui è troppo. Proviamo per Caballero. Informazioni su Caballero per l'acquisto, perché comunque sia un portiere di esperienza si serve come Caballero. Anche Lindegaard ci proviamo e lui ecco ha questo contratto in scadenza che lo mettiamo comunque sia da parte un attimo.
forma, che è interessante come portiere. E Subasic anche. Ci proviamo ragazzi anche per Padelli, informazioni su Daniele Padelli perché potrebbe farci comodo comunque. E l'ultimo ragazzi che voglio mettere è Tatarusano perché è buggato come portiere, penso che qualcuno, forse qualcuno lo sa, è veramente buggato come portiere. Quindi ci proviamo per questi, questi sono i portieri. A questo punto direi di avanzare un giorno, vediamo se arrivano notifiche. Oh, me ne hanno offerte per Arslan, non si capisce bene cosa voglia. Vorma è addirittura 12 milioni e mezzo, diciamo, dobbiamo sicuramente accannarla questa situazione. Padelli è addirittura 4 milioni e 7, sono tanti. Richiesti a fondi, niente. Così dagli scarsi sul tetto finora. La squadra di... No, dai, non è possibile, ragazzi. Cioè, non si può fare il mercato così. Cioè, non si può, non è possibile. Io ci devo riprovare di nuovo. Totta, lascio tutto così, non dico nulla. Vediamo un po' se mi danno un... mi servono i soldi, ragazzi. Non ci possiamo fare assolutamente niente. Un'altra notifica, quattro notifiche, vediamo un po'. Allora, Caballera 6 milioni e mezzo, un 34enne 6 milioni e mezzo, come fai a valutarmelo così tanto? Subasic va bene. Tatarusano 6 milioni e mezzo, sono tanti. Niente, non ce l'accettano, ragazzi. Non c'è la sua domanda, grazie, complimenti. E 1 milione, 2 milioni, dai, proviamo per 1 milione e mezzo. Intanto abbiamo la partita contro il Manchester City che, come vi ho detto, ve la farò molto striminzita come partita. Siamo qui, siamo all'Etihad Stadium. Ragazzi, contro il Manchester City sarà una partita sicuramente difficile. Ho schierato la migliore formazione che potevo. Alcuni giocatori sono saliti, tra cui Don Sa, come possiamo vedere, perché comunque sia quello che mi segue di più. Questa è la classifica, sono 10 punti addirittura. Non si può neanche definire uno scontro diretto perché il distacco tra le due squadre è veramente ampio. Tutto pronto, si parte. Va Silva col tacco, Touré, miracolo di Taylor, e poi c'è il gol. C'è il gol di Navas, sì, su ribattuta ha segnato Jesus Navas, 1-0. Qui sono stati un po' fortunati perché il rimpallo, guardate, il portiere alla fine non è anche stato malissimo. Niente da fare, 1-0 per il City al 18° minuto. Adrian, il cross è tutto solo! C'è il gol di Sean Buckler, il giocatore più basso in mezzo all'area di rigore del City, clamoroso qui, distrazione difensiva. Cross in mezzo, saltano tutti a vuoto e il portiere non si sa dove va. Viene anticipato anche Zabaleta, c'è il gol clamoroso di Sean Buckler, terzo gol tra l'altro. Attenzione, palla buona per Dzeko, miracolo di Taylor! E poi c'è il gol di Dzeko clamoroso, ma tutto nel 45esimo è successo, due gol in quanti? In 30 secondi. Attenzione, Touré fraseggiano benissimo adesso, palla buona per Drury. Drury, cross di testa, palla resta lì. E clamoroso gol. Rocambolesco gol di Nasri. Non ci ho capito granché in questo gol, su questo gol. Bellissima la palla per Antenucci. Antenucci! 3-2. Accorciamo le distanze con Mirko Antenucci. Non c'è più tempo, secondo l'arbitro finisce qui 3-2 per il City, abbastanza meritato più o meno. Potrà finire benissimo in pareggio, comunque una sconfitta che ci sta fuori casa. Ok, arrivano altre due notifiche ragazzi dal mercato. 1,5 milioni ce l'accettano, ringraziando di 1,5 milioni ce l'hanno accettato. Volevo parlare del mio ingaggio, adesso ci parliamo un attimo. Adesso abbiamo un budget di 3 milioni. Ragazzi, tentiamo di prenderci, come abbiamo già detto, Gillet dovrebbero accettare un'offerta di 900.000 euro in teoria.
sperando che l'accettino. Siamo qui, siamo nell'Android, veniamo da una sconfitta che ci sta comunque contro il City. Proviamo a riscattarci qui contro il Southampton. Andiamo a vedere Morgan Schneiderlin. Partiti ragazzi, buona partita a tutti. Attenzione, ancora pallone per Long per Ward-Prowse. Row. Chiusura, pallone resta lì e c'è il gol del Southampton. C'è il gol del Southampton, 1-0. Ci hanno presi alla sprovvista qui. Parte Long, centrale il tiro. Niente da fare, 2-0 per il Southampton. Palla è buona per Maupai. Maupai si deve girare, deve puntare l'uomo. Maupai, in mezzo a due Maupai. Maupai, messo giù. E calcio di rigore netto qui. Qui ci potrebbe stare benissimo anche il cartellino rosso. Come il giallo, questa era da rosso. Era chiara occasione da gol questa. Antenucci, non sbaglia. 2-1. Mirko Antenucci, accorcia le distanze. Allora, palla per Long in mezzo per Bertrand, la palla è buona, Bertrand, il cross, Ward-Prowse, oh, c'è il gol, ma dove cazzo è passata la palla che ha tirato indisturbato? 3-1, si fa dura adesso, si fa durissima. Antenucci, palla è buona per Benedici, aspetta il rinforzo di Antenucci, che avviene? Antenucci! Oggi c'è non solo lui, Mirko Antenucci, non so perché non mi prende la palla. Doppietta. Ottavo gol, ottavo centro stagionale, veramente in formissima in questo periodo. Antenucci. Mirko Antenucci, bene così. Campo proprio non c'è nessuno. No, lì. Guarda, se hanno sempre loro la palla. È impossibile, adesso si segnano infatti. 4-2 finale, cioè, incredibile. Ultimi 30 secondi, cioè, ultimo minuto e mezzo di gioco non si prendeva più palla, guardate, tutti i rimpalli a favore. Il gol, vabbè, si sa che uno dell'altro doveva segnare per forza, tanto alla fine. C'è il gol, 4-2, si spengono le luci alla Land Road, finisce 4-2, una sconfitta un po' pesante questa. Ok ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto, noi ci vediamo un prossimo episodio, magari con qualche acquisto, ormai ce l'hai preso, speriamo in qualche altro botto di mercato, speriamo bene, ciao ragazzi.